Arnald, vicino a te ci sono due colleghi, due precari. Ecco, perché avete, che potete toglierli, ecco, adesso questi sacchetti? Cosa rappresentano? Ma i sacchetti rappresentano fondamentalmente l'invisibilità dei lavoratori precari nei confronti, di fronte allo Stato italiano. Nel senso che da quando è partita la riforma della legge 30, non è partita la riforma dei nuovi contratti e quindi altri siamo invisibili. Invisibili però, dite, il palco è importante. Volete cantare che cosa? Un rap? Noi abbiamo scritto un rap, sì. Un musicista professionista che ci ha dato una mano a fare la base. Abbiamo scritto un rap per arrivare a parlare sul palco del precariato e portare avanti le nostre. Posso fare una domanda? Molti anche per la parte politica, una importantissima ex sindacalista. Se il sindacato facesse il suo mestiere, cioè se tutelasse anche voi, voi avreste bisogno del Festival di Sanremo o sareste appunto più salvaguardati? Credo che sia una domanda che meriterebbe una risposta più articolata del tempo in che breve, ci è concesso però, in questo momento. Credo che il sindacato sia in difficoltà in questo momento. Arnald, ma il palco alla fine non è un po' cadere nella solita storia, no, nella solita ritualità di salir lì e poi vabbè un attimo di visibilità poi... No, noi siamo venuti qui a dire un'altra cosa fondamentale. La prima è che sicuramente il palco ci farà cadere in questa ritualità, perché a Sanremo comunque quando c'è si ferma tutto e tutti ascoltano, quindi è importante parlare a milioni di persone e questa possibilità sarebbe importante. L'altra cosa che vogliamo dire per non cadere poi alla fine nel dimenticatoio è parlare a tutta questa platea di lavoratori precari e di disoccupati che occhio e croce insieme formano ormai un 15-16% della popolazione italiana, che secondo noi tutti insieme in una forma, non so, in un partito, in qualche cosa di collettivo, possono veramente cambiare le cose. Arnald, un attimo sì, solo. Io prego. Infatti spero una cosa, perché la domanda secondo me da farci è proprio questa, cioè perché oggi i lavoratori sono costretti ad incatenarsi, a salire sulle gru, ad andare a Sanremo per farsi vedere? È questa la domanda, quindi io spero veramente che le istituzioni, diano spazio e guardino questo sport. Non solo, scusate, però attraverso la spettacolarizzazione state diventando, secondo me. E enunciando una cosa che è un diritto naturale per tutti i cittadini. Non bisogno da un ascolto.